Ciao a tutti da JGR Studios e benvenuti in questa lezione, lezione che fa parte del mio corso professionale di Studio One e che viene settimanalmente sviluppato presso il mio studio nelle lezioni online o durante i seminari che svolgo in Italia. Vi ricordo che il corso completo o il seminario dà accesso al programma Educational di Midi Music e quindi alle relative scontistiche sul software dedicato alle scuole, agli allievi e agli insegnanti. In questa lezione ci occupiamo di un argomento molto caro ai nostri followers, il gain staging. Rispondendo alle diverse richieste, infatti, affronteremo questo argomento riferendoci esclusivamente alla fase di mix, perché è anche argomento di discussione e lezione in fase di recording, che invece affronteremo più avanti. Capita spesso, infatti, che ci vengano inviate delle tracce da missare, già registrate e che molto frequentemente siano già ad un livello massimo di gain e quindi non adatte al mix professionale. Che cosa accade in questo caso? Per questa lezione ho importato le tracce di un mio brano, I Will Fly, uscito nel 2005 e che non è stato mixato in alcun modo. Mandandole in play noteremo infatti ora che il master bus, questo qui che vediamo all'esterno, vada in clip anche se le tracce singole non lo fanno. Noteremo infatti ora andando in play che il master supererà il limite ed andrà oltre lo 0 dB entrando in distorsione, quindi in clipping, nonostante le singole tracce non lo facciano. Stringiamole. Adesso non stiamo ascoltando la traccia perché il volume è estremamente alto. Comunque abbiamo un incremento di 20 dB normalmente, oltre il peak limiter. Questo perché? Perché ogni singola traccia, sommata alla seguente, aumenta per un effetto di fisica acustica il suo gain nel master generale, cioè la somma del master subisce un incremento in base alla quantità di tracce che vengono sommate una dopo l'altra. Che cosa fare quindi? L'unica soluzione è quella di abbassare le tracce pre-fader, quindi cercare di regolare il gain di ogni singola traccia prima dell'uscita su questo fader. Perché? Perché ovviamente i plugin che noi poi andremo ad inserire in ogni singola traccia verranno influenzati dal gain della singola traccia. Per cui se il segnale è troppo alto andremo in clipping dentro il plugin e questo è un effetto che non vogliamo. In base alla DAW che stiamo utilizzando, in questo caso Studio One, le soluzioni sono diverse. La soluzione più pratica è quella di abbassare il volume della singola traccia cliccandoci sopra e muovendo la tendina in maniera che il volume venga ridotto di almeno 6 o 9 dB. Scendiamo dalla tendina e tenendo premuto il pulsante Shift potremo scendere gradualmente senza balzi fino a 9 dB. Ora il nostro segnale abbassato di gain di 9 dB entrerà nel canale. E quindi ovviamente non andrà in clip nei prossimi plugin che andremo ad inserire nello stesso canale. L'altro procedimento è quello di utilizzare un plugin che si occupi di un trimming, cioè di abbassare il gain in maniera diretta. Questo è quello che accade anche in Pro Tools e in altre piattaforme. Nel nostro caso utilizzeremo Mix Tool che possiede un controllo di gain già preimpostato, per esempio meno 9. Rimettendolo a posto avremo un abbassamento del volume di meno 9 dB. Infatti vediamo che il picco adesso raggiunge più o meno i meno 15, meno 16. Rimettiamo a posto il gain e vediamo che sale fino a meno 6, meno 5. Potremo ora semplicemente copiare il trimming già effettuato su tutte le tracce in maniera che ogni singola traccia subisca questa variazione di volume. Noteremo come ora, resettando il master e andando in play, non troveremo più il master che va in clip, nonostante i fader del mixer siano rimasti nella loro posizione originale. A livello di acustica cerchiamo sempre di mantenere, adesso usciamo e ascoltiamo il brano. Cerchiamo sempre di mantenere un volume che si aggiri sui meno 12, meno 15 come rapporto RMS, mentre il picco sia appunto vicino tra i meno 6 e meno 9. Questo è il livello ottimale mix. Da qui in poi avremo spazio e quindi headroom per poter raggiungere i plugin ed evitare che il mix continui ad andare in clip. Ovviamente aggiungendo i plugin di volta in volta al nostro mix dovremo automaticamente riregolare il livello di uscita di ogni singolo plugin e tenere sempre sott'occhio il nostro master che non superi mai i valori che abbiamo prima indicato. Spero
Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi inoltre al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a tutti, a presto!